Ricordo tra l'altro che ecco, il pregio e magari a volte la difficoltà di sapere il professore è quello che lui spazia diciamo, dall'economia alla società, alla filosofia, all'astronomia e anche dal mondo all'universo, perché nella sua mente, nella sua visione tutto è connesso a livello cosmico ed è un po' il suo imprinting. Ricordo che il professore attualmente abita in una casa sulle colline toscane con i pannelli solari da alcuni anni e che veniva da Manhattan, dove non riusciva più a vivere e si è spostato sulle colline toscane un po' di anni fa con la sua famiglia. E questo per dire che secondo me anche lo stile di vita della sostenibilità è uno stile semplice e a contatto diciamo, diretto e in armonia e in equilibrio con la natura. Veniamo al momento della premiazione. Il primo classificato di questa prima edizione del premio, che naturalmente avrà bisogno di ancora un po' di tempo per essere conosciuto, proviene dall'Università Statale di Milano, dalla Facoltà di Filosofia. Noi abbiamo avuto 14 candidature per il premio proveniente da 11 università di 7 regioni italiane. Ricordo che l'oggetto del premio per la tesi di laurea è la visione integrata della conoscenza e la carta della terra. Il primo adesso leggo anche le motivazioni, poi facciamo la cerimonia vera e propria che è questo passaggio del premio. Il primo classificato si chiama Matteo Andreozzi, che ha sviluppato un lavoro sul tema dall'antropocentrismo, cioè dalla centralità dell'uomo, all'ecocentrismo, che è uno dei temi anche più importanti che si trovano nel preambolo della Carta della Terra. Leggo le motivazioni. La tesi, pur non essendo ispirata esplicitamente alla Carta della Terra, è permeata da una visione del tutto consistente con quella del documento. La Carta della Terra vi è citata in riferimento al documento Manifesto per la Terra pubblicata nel 2004 che promuove una visione etica simile alla Carta della Terra. Le argomentazioni della tesi invocano uno slittamento di paradigma prospettando una centratura sulla esosfera come rete di strutture organiche e inorganiche in simbiosi tra loro, in questo facendo eco a una delle idee fondamentali della Carta della Terra, quella di unica comunità della vita. La proposta è adeguatamente supportata da riferimenti a concetti ecologia profonda, rete della vita, visione olistica, gli autori Bateson, Capra, Leopold, Lovelock, Maturana, Varela, Ness, pregnanti e pertinenti. Per questo si ritiene la dissertazione coerente con le indicazioni del bando intitolato Vittorio Fassina e quindi meritoria del premio. Ecco, io vorrei ricordare tra l'altro che come è nostro costume noi abbiamo invitato alla premiazione anche i sindaci, siccome siamo un'espressione dei comuni, i sindaci è venuto l'assessore di Castegnato, ma anche abbiamo invitato anche il sindaco della città in cui risiede Matteo Andreozzi, che è Milano, che è Letizia Moratti, e naturalmente mi ha detto che glielo facciamo sapere. Invece lei ci ha scritto, quindi volevo leggervi il telegramma che ci ha mandato Letizia Moratti ieri, che non può essere naturalmente presente. Nel ringraziare per l'invito alla premiazione del concorso, desidero augurare pieno successo al debutto di questa cerimonia in omaggio a Padre Fassina. Non potendo presenziare, desidero porgere a tutti gli intervenuti il mio saluto più cordiale e la prego di estendere al vincitore del concorso, dottor Matteo Andreozzi, mio concittadino, le mie più sentite congratulazioni, con stima e cordialità, Letizia Moratti, sindaco di Milano. Ecco, credo che sia una testimonianza comunque significativa, che poteva anche fare meno di farmi sembrare abbastanza importante. Ecco, l'ultima cosa prima della premiazione. Il premio consiste in un corso, abbiamo scelto tra una rosa anche con Matteo, che partirà il 17 gennaio del 2011, finirà il 28 gennaio del 2011, presso l'Università della Pace dell'ONU a San José, che è la capitale del Costa Rica, dove Matteo soggiornerà per alcune settimane nel campus e parteciperà a questo corso su Environment and Peace, quindi ambiente e pace, tenuto da un tedesco, ovviamente in lingua inglese. Ecco, per quanto riguarda la cerimonia, pensavamo di far consegnare questa busta sia al presidente della fondazione di Cogem, al professor Lazzaro, e anche alla mamma di Vittorio, che si possano alzare e consegnare la busta al dottore Matteo Andreozzi. Lo facciamo qui, che così c'è anche la formazione per... Prego, prego. Facciamo qua,
basta che ci stiate nella foto, poi la busta è sempre lì. Direi che, ecco, ricordandovi, diciamo, oggi ci sarà questo seminario universitario Liceo Lago Tè, vi ricordo che c'è anche un sito internet totalmente dedicato a queste iniziative che si chiama cartadellaterra.org e direi che se non ci sono domande particolari possiamo anche licenziare i giornalisti, avete qualcosa da... Direi che, non so, io farei un applauso al premiato. Beh, ovviamente ringrazio tutti i presenti, ringrazio la Fondazione Cogeme, il professor Laszlo, e per me è comunque un onore essere il primo a ricevere questo premio, però spero che ci siano tanti altri premiati, tutti meritevoli, magari anche più di me, e spero che questo premio vada avanti perché credo appunto che radicare queste iniziative nel territorio come voi fate sia uno dei modi migliori per radicare questo nuovo modo di pensare anche nella società, quindi grazie a tutti. Grazie.